La mia make-up routine autunnale. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e sono soprattutto l'autrice di una serie di corsi manuali tutti dedicati allo stile e all'immagine di noi donne over 40. Oggi sono qui per un altro video dedicato al make-up, dopo che avevo fatto la versione estiva della mia make-up routine, tutto sommato piuttosto minimalista. Oggi volevo farvi quella autunnale, anche perché me l'avete espressamente chiesto. In effetti, anche se alcuni prodotti si ripetono e sono sempre più o meno gli stessi su tutto l'arco dell'anno, in effetti in autunno per me cambia un pochino la routine, di solito diventa un pochino più completa rispetto all'estate, dove tendo a truccarmi in sostanza poco. Ma un altro cambiamento che ho notato nel corso di quest'anno è che sono passata forse dal mettere l'accento proprio sui prodotti per il make up al fatto di preparare bene la pelle, quindi diciamo la base su cui vado poi ad applicare il trucco, perché trovo che ci siano alcuni gesti che non servono solo per il make up ma in generale per mantenere la pelle il più possibile giovanile e fresca, che poi mi aiutano tantissimo anche qua in fase, diciamo, in fase di trucco, quando poi vado effettivamente ad applicare il make up. Come forse vi ho già detto anche in un altro video, io un gesto mattutino che mi sono abituata a fare, anche perché richiede pochissimi minuti ed è oltretutto anche molto piacevole e rilassante, è quello di usare un dispositivo beauty che alterno, a giorni alterni utilizzo o il New Face Mini, che ormai uso da quasi un anno e di cui sono letteralmente innamorata, che serve soprattutto a ridefinire, a scolpire un pochino e mantenere tonici e ben definiti i lineamenti del nostro viso, e soprattutto anche a lavorare bene sull'ovale del viso, a mantenerlo in qualche modo più tonico e scolpito. Ma noto le differenze anche proprio a livello di zigomo, e questo poi mi accorgo quando vado ad applicare la terra e il fard, che mentre prima dovevo fare un piccolo sforzo per dare un pochino più di definizione, scolpire meglio il viso con i prodotti per il trucco, da quando uso il New Face Mini sento molto meno l'esigenza, perché proprio anche quando applico il trucco sento molto meglio dov'è il mio zigomo, e quindi mi è anche molto più facile trovo applicare prodotti per il trucco. Uso questo a giorni alterni. Nei giorni in cui non uso il New Face Mini uso questa maschera a LED, che è una tecnologia completamente diversa, è basata sulla luce LED, è assolutamente innocua, si applica, si usa proprio come una maschera. Questa è in silicone, bello morbido, per cui aderisce abbastanza bene al viso e serve soprattutto a favorire, a stimolare la produzione di collagene, a lavorare sulle linee più o meno definite, sulle rughe già presenti, a prevenirne altre e a favorire in generale il rinnovamento cellulare, e anche a lavorare su eventuali discromie. Quindi se avete macchiette della pelle, questi prodotti, diciamo, a base di luce LED, questi dispositivi sono sempre molto utili. Questo in particolare è uno dei migliori sul mercato, è pluripremiato, è stato usato anche da varie attrici di Hollywood che poi ne hanno parlato in occasione dei vari tappeti rossi o di premiazioni cinematografiche, e quindi è stato, diciamo, molto decantato. Questo sulle prime, quando l'ho ricevuto da provare, mi aveva un pochino lasciato, diciamo, con dei dubbi. Ho detto prima lo provo, perché quando un prodotto è tanto decantato, ha ricevuto così tanti premi, magari non è proprio così efficace come dicono. Invece ho dovuto ricredermi, perché adesso lo uso da un paio di mesi, appunto giorni alterni, e mi sto trovando molto bene. Trovo che la mia pelle al mattino, anche appena lavata la faccia, sia più fresca e più luminosa. Di solito lo tengo sul comodino, questo aggeggio, e lo indosso 10 minuti così tra il dormiveglia, mentre magari leggo le notizie sul mio cellulare o pianifico un pochino la giornata. È bello caldino, non si sente altrimenti assolutamente niente, è un gesto veramente che non richiede alcuno sforzo. Oltre a questo, siccome mi sto trovando talmente bene con questo device, ho aggiunto sempre della linea New Face questo aggeggino qua con le due palline, sempre basato sulla tecnologia a microcorrente, si chiama New Face Fix, e serve a lavorare meglio magari sui piccoli segni, le rughette d'espressione che io, ahimè, ho, perché non ho mai curato tanto questo aspetto, e quindi
Questo, ecco, permette di lavorare anche proprio con piccoli movimenti nelle zone, anche per esempio sulla piega al naso labiale, sulle grinzette attorno alle labbra, via dicendo, con un apposito siero che arriva insieme a questo dispositivo. Ecco, per cui, scusate se ho fatto questa parentesi, ma era per dirvi che io magari uso meno prodotti, per truccarmi di un tempo, ma preparo sempre bene la pelle. Prima di applicare poi il trucco, uso naturalmente una buona crema giorno. Uso un siero alla vitamina C attualmente di Ordinary, ma ho appena ricomprato, è quasi finito questo, ne ho appena ricomprato un altro, voglio provare la Roche-Posay perché come concentrazioni mi sa che siamo un pochino superiori di tutto, comunque vi lascio i link qua sotto. Come crema viso io uso questa super economica e super valida della CeraVe. È una crema idratante viso e contiene anche un bel fattore di protezione 25. Con questa la mia pelle rimane ben nutrita, ma non unge sotto il trucco e il trucco rimane, diciamo, bello più a lungo, trovo, rispetto ad altri prodotti idratanti che magari non contengono altrettanto acido ialuronico. Quindi con questa doppietta trovo che la pelle sia molto luminosa. Altro discorso, sempre a livello di luminosità e di anti-age, è per il contorno occhi. Qui uso un prodotto della linea Magic Cream, quello apposta per il contorno occhi, che si chiama Magic Eye Rescue, cioè il salvataggio per i nostri occhi. E in effetti è una crema che adesso io non so dirvi se ha degli effetti a lungo termine sulla pelle del contorno occhi, ma comunque l'effetto veramente magico è che è molto luminosa e quindi riflette la luce facendo visivamente scomparire le rughette del contorno occhi. Anche di questa vi lascio il link perché è veramente magica, devo dire. E non c'è nient'altro che possa rimpiazzarla perché magari non ha effetti a lungo termine, ma sicuramente nel brevissimo termine, anzi nell'immediato, aiuta tantissimo a livello di trucco. Sempre sul fronte luminosità, e questa è una new entry autunnale perché d'estate non lo uso, c'è un primer che utilizzo prima del fondotinta ed è questo di MAC Prep and Prime ed è la Base Lumiere, è un prodotto molto molto conosciuto, normalmente molto apprezzato, che riceve molte recensioni positive e lo uso da anni e anni e mi trovo benissimo. Tra l'altro è un bel tubone per cui dura davvero tantissimo, a me dura credo più di un anno questo prodotto, ma è anche ben chiuso, la confezione è bella sigillata, non è esposta alla luce, quindi dura perfetto, fresco tutto il tempo di cui ne avete bisogno. Dopo il primer passo solitamente al fondotinta. Come sapete, per tutta la tarda primavera e l'estate ho usato un prodotto di Chanel, questa qua che vi ho già decantato in tutte le salse perché lo adoro. Ancora adesso devo dire, in certe giornate, soprattutto se c'è il sole o se semplicemente voglio un trucco molto più leggero, uso questo di Chanel Le Beige che si chiama Crème Belle Mine Ensoleillée. E si applica con un pennellone di quelli per il fondotinta tipo Kabuki, quindi a setole piatte, e mi trovo sempre molto bene. Però ci sono dei giorni in cui invece in autunno e inverno voglio avere più coperture e allora torno di solito a utilizzare il mio abituale consueto fondotinta, anche questo lo straconsiglio, è di Estée Lauder della linea Double Wear, che forse lo sapete comprende tantissimi prodotti, tutti eccellenti. Io uso in questo caso la versione questo l'ho appena ricomprato, quindi è freschissimo, ma anche qui un tubo così mi dura quasi un anno. Me ne rendo conto perché lo ricompro sempre in autunno, è sempre autunno quando vado a riordinarlo, quindi anche se costa un po' come fondotinta, è assolutamente, diciamo, di lunga durata. Con questo fondotinta raggiungo il tipo di coprenza che desidero, non eccessivo, contiene anche lui un fattore di protezione di 10, quindi si aggiunge, diciamo, quello contenuto nella crema viso. Applicato il fondotinta, io salto assolutamente la cipria, non condannatemi, so che molte donne usano decine e decine di prodotti in più per truccarsi e per loro la cipria è un assoluto must have, per me non lo è. Ho provato tutte le ciprie migliori, consigliate perché leggere e via dicendo, proprio non è il prodotto per la mia pelle, quindi lo salto allegramente ed è così. Uso invece questa terra, la solita terra di Guerlain.
della linea terracotta. Sto usando lo 05 per brunette, un tempo usavo lo 02, mi sembra blonde, fate comunque la prova di qual è il vostro colore ideale, questa trovo che sia abbastanza leggerina, ci sono colorazioni più scure se siete più scure di me di incarnato, io anche se mi sforzo sempre di avere un aspetto leggermente abbronzato, in realtà di base sono chiarissima di carnagione, quindi non posso usare terre troppo scure. Per me Guerlain è sempre una garanzia. A livello di terre, quindi ecco, non la cambio perché la trovo comunque eccellente. Lo applico con un pennello di questo tipo Kabuki, questo penso che sia della Collistar, ma anche di questi vi linko qualche opzione qua sotto, ce ne sono diversi naturalmente di buoni. Come fard uso che è questo di Kevin O'Quinn, adesso ho appena comprato anche Orgasm di NARS perché volevo un colore leggermente più chiaro, questo come potete vedere l'ho usato molto, mi piace di questo sia la confezione che trovo molto bella ed elegante e poi perché ha questo bel effetto degradé, come vedete si va da un tono albicocca abbastanza chiaro verso un tono più rosato e più scuro e quindi questo lo rende molto pratico, molto utile perché si adatta a varie situazioni, se siete al mare abbronzate, quindi con la pelle più scura e volete scurire anche a livello di blush, scusate, a me viene sempre fard, sono vecchia, cosa vi devo dire? Potete insomma usare il colore più chiaro, più scuro che volete, oltretutto è molto chic. È anche una bella polvere fine, quindi anche applicato fa un bellissimo effetto, straconsigliato. Passando al trucco occhi, io il correttore e anche l'highlighter sono prodotti che non uso tanto, però quando ne sento l'esigenza ho questo che è un classicone, Touche Éclat di Yves Saint Laurent, che è sia un correttore sia un highlighter, anche se molti lo usano come highlighter e sottolineano che come correttore non bisognerebbe usare qualcosa di così luminoso, però io devo dire che mi trovo bene proprio per quello, perché trovo che come un po' la crema del contorno occhi di Charlotte Tilbury che vi ho appena fatto vedere riflette bene la luce, quindi ringiovanisce, rinfresca tutto lo sguardo, un prodotto per me basta e avanza, almeno al momento, e quindi uso questo sia eventualmente come correttore picchiettandolo con le dita, sia qua nell'angolino in alto oppure all'interno dell'occhio, se voglio aggiungere un pochino di luminosità. Per quanto riguarda la matita occhi, io tendo a usare molto poco in questo periodo la matita, la classico eyeliner nero, questo comunque è molto buono, è di Zoeva, è una marca con cui io mi trovo benissimo anche perché ho gli occhi super delicati, super sensibili che si irritano come non so cosa, con questo non mi capita mai e quindi Zoeva tutta la vita per quanto riguarda l'eyeliner. Però ecco, lo uso proprio solo per fare come delle micro correzioni, per fare un pochino di codino in fondo perché in realtà per definire meglio il contorno dell'occhio preferisco colori più soft. In particolare uso questa matita di Urban Decay, questo è un grigio medio, ha un nome poco invitante perché il colore è Desperation, ma mi trovo molto bene, è un grigio medio antracite che trovo che valorizzi bene il colore degli occhi, che è un nocciola tra il verde e il castano non troppo scuro e quindi trovo che risulti molto valorizzato, molto enfatizzato da questo colore grigio medio, un pochino caldo, un pochino antracite. Questa è di Urban Decay, ha un'ottima scrivenza, un po' come i loro ombretti, mi trovo molto molto bene. Parlando sempre di ombretti, forse questa ve l'ho già fatta vedere in un altro video, ho comprato una mini palette Naked 3, infatti quest'anno avevo diverse palettone con molti più colori, anche di Urban Decay che ho usato per anni e anni, però non essendo io una donna che si trucca tantissimo, alcune erano proprio invecchiate come prodotto e le ho dovute scartare anche per la sicurezza dei miei occhi che come vi ho già detto sono ultra sensibili. Volevo farvela vedere all'interno, ha solo 6 colori, i colori sono tra il nude e il rosato, c'è uno scuro che devo dire non uso mai, di solito applico una base chiara e poi un colore più scuro, di solito questo, il terzo praticamente, che vedete qua per definire meglio la rima degli occhi e quindi
Uso di base solo due colori, non uso colori più scuri per la coda dell'occhio perché di solito combino qualche pasticcio che poi dovrei andare a togliere magari con dell'acqua, con un batuffolo d'ovate, l'acqua micellare. Io non ho proprio voglia di perdere tempo per queste cose. Quindi trucco davvero ultra basic. Per le mie sopracciglia, per tenerle sotto controllo, uso questo gel con spazzolina di Benefit. Anche questo è un prodotto che uso sempre tutto l'anno perché ho le sopracciglia abbastanza folte, ma non voglio né sfoltirle né renderle sottili perché trovo che con i miei lineamenti stiano meglio così come sono, facendo il meno possibile a livello di sopracciglia. Come mascara sto finendo perché è proprio quasi finito questo mascara Terribly di By Terry, che trovo un ottimo mascara, assolutamente tollerabile, che per me è la cosa più importante in un mascara. Non è un mascara effetto ciglione, occhioni da vamp, è più un mascara naturale, secondo me anche allungante, e ha secondo me il pregio di definire bene proprio i singoli peletti, le singole ciglia, quindi alla fine sembrano più folte di quello che sono, ma non dà un effetto wow che magari si vuole ottenere la sera. Per questo ne ho ordinato un altro di Yves Saint Laurent che invece promette di avere proprio quell'effetto. Non l'ho ancora inaugurato perché, siccome è un prodotto che dura poco il mascara, preferisco finire bene questo prima di inaugurarne uno nuovo. Per finire parliamo del trucco labbra, anche questo è piuttosto semplice e spartano perché uso sostanzialmente un contorno labbra di MAC, il mio colore è Spice già da secoli, è molto naturale, forse appena più scuro del tono delle mie labbra, però a me piace MAC per i contorni labbra, non ho mai trovato esattamente, non esiste sostanzialmente il mio colore esatto, gli altri sono tutti un pochino più scuri o più colorati e quindi questo è più naturale che sono riuscita a trovare. Dovrei fare una ricerca più estesa, la farò anche su altre marche. Come rossetto ne uso giusto un paio di colorazioni. Questo è quello che ho su anche oggi, è il mio nude preferito di sempre, sempre di MAC, ed è il color Honey Love. Questo è un grande classico tra nude, decantato da tantissime make-up artist. È un effetto satinato, quindi non è né di quelli troppo opachi né di quelli super lucidi, per cui spesso per dare un pochino più di volume alle labbra sento, e per evitare anche che si secchi in fretta, sento l'esigenza di aggiungere magari giusto un tocco al centro di lucida labbra. Uno che mi sta piacendo tantissimo, che è nuovissimo, un nuovo arrivo, è questo di NARS, mi sembra sempre della linea Orgasm, però non so bene il colore e non riesco a leggerlo perché è scritto piccolissimo, ma ve lo linko anche lui qua sotto. Questo mi piace tantissimo, fa questo effetto veramente glossy, super bello, che aggiunge subito volume alle labbra, non è appiccicoso per niente, si lascia proprio indossare bene, quindi non lo lasciate nemmeno in giro, un po' si assorbe, un po' regala luminosità, mi sta piacendo tantissimo. Dal colore inizialmente ero spaventata che potesse essere troppo vistoso, invece una volta applicato regala un effetto assolutamente naturale. Questo è un prodotto che mi piace tantissimo e che senz'altro ricomprerò. Spero che questo video con la mia routine trucco per l'autunno vi sia piaciuto. Ditemi quali sono i vostri cavalli di battaglia, i vostri prodotti preferiti per il make-up autunnale o anche invernale e chiacchieriamone un po'. Se questo video vi è piaciuto, naturalmente mettetemi un bel like qui sotto per supportarmi un po' e naturalmente iscrivetevi al canale per non perdervi i video che farò in futuro. Con questo vi saluto e vi auguro un'altra splendida giornata d'autunno. Ciao!